prima di farvi il tanto desiderato video sui prezzi nei supermercati, prezzi delle cose alla Lambretta XVI, devo per forza fare una distinzione. Ci sono due tipi di supermercati a Sydney: quello normale, tutto normale, e poi c'è il convenience store, il jet market, praticamente quello che si vede nei Simpson. Cosa sono questi convenience store? Questi convenience store sono dei supermercati aperti 24 ore su 24 e che ti danno l'essenziale ad un prezzo maggiorato. Esempio, se io di notte, alle 3 di notte, voglio comprarmi un pacco di latte, un pacco di caffè, una busta di latte, un dolce, qualcosa da mangiare subito, io lo trovo, però lo pago un pochino di più, a volte anche pure troppo. E volevo fare una distinzione: jet market nei Simpson, tradotto così, si chiama così perché in inglese si chiama Quickie Mart con la K, che è un diciamo uno sbaglio di Apu, perché alla fine quick si dovrebbe scrivere con la Q, che vuol dire quick, veloce. In italiano jet comunque market si riferisce proprio alla velocità, perché questa è l'essenza di questi supermercati: la velocità. Lo paghi di più, ma trovi tutto subito. È così che funziona. Non ho potuto riprendere diciamo il cinese, qua c'era il cinese dietro alla lassa di vetro antirapina, però ho potuto riprendere tutto perché lui non ha voluto farsi ripetere, però tutto il resto ho dovuto stare attento, però ho potuto riprendere. Venite con me. Bene, appena si entra ci sta il reparto giornali come nei Simpson. Che tu entri e la prima cosa che vedi sono i giornali, c'è il reparto giornali quotidiani, riviste. Poi la seconda cosa sono le bibite, ma non è solo qui bibite Coca-Cola, e i prezzi sono abbastanza alti, 2,50, 3,60, ma vi ho già spiegato il perché sono alti. Poi c'è un piccolo ATM a Bancomat dove tu puoi prelevare i soldi. Poi l'essenziale, cioè frutta, verdura, proprio frutta, pacchi già pronti, noci, roscate, frutta secca e roba varia. Comunque cibi già pronti, roba da mangiare veloce. I prezzi, è inutile che ve li faccio vedere, 3,65, 3,30, comunque sono prezzi, ripeto, alti. Ecco, un hamburger già pronto. Panini già pronti, latte al cioccolato, Red Bull, Coca-Cola, latte, ecco qua sono tanti tipi di latte, succhi di frutta, latte all'arancia, latte al cacao, latte alla fragola, Red Bull, Coca-Cola, acqua, ecco. Altre bibite, vi ho detto, vi ci trovate proprio l'essenziale, più che altro sono schifezze. Ecco, questo che cos'è? Un caricatore da macchina per iPhone, roba comunque pratica, ecco, una cover per l'iPhone, portachiavi, lucchetti, tantissime schifezze. I prezzi 5,40, pacco di biscotti, 5,40, altro pacco di biscotti, gli Oreo 2,90, shapes che sono tipo salatini, $5, sono prezzi, ripeto, alti. Poi gelato, tanti tipi di gelato, la motta che qui si chiama San Peter, tanti tipi di gelato, pizza pronta, pasta pronta. Tanta roba, altre noci, il pane che qua costa tantissimo qua il pane, anche $5,30, vedete, le uova 3,35, e poi alla fine c'è il reparto freschi, cioè tutta roba da bere, comunque bibite, alcol, qualcosa di alcol, anche se è difficile perché l'alcol di solito c'hanno gli store appositi. Patatine, tantissime schifezze, comunque ragazzi, tantissime schifezze,
Pringles. Ecco, guardate qua, proprio come nei Simpson, guardate quante schifezze. I prezzi sono alti, per esempio un pacchetto di Haribo, $3,95, tutti $3,95 costano le caramelle. Snickers, anche questo, $5,40, minchia che prezzi. $5,40, M&M's alla fragola. Tantissimi prodotti Kit Kat. Forse il punto forte è questo, che è come nei Simpson, cioè c'è la macchina per fare lo slurpee, solo che nei Simpson è dietro al bancone di Apu, no? Qui invece chiunque prende lo slurpee e se lo fa. Vedete? Si piglia il bicchiere e si fa lo slurpee. È proprio come nei Simpson, guardate. Fammelo riprendere tutto. Qui ci sta il bicchiere e tu lo prendi e scegli. Large, quanto costa? $3. $3. Super $3,60. Ci sta il tappo rotondo, come nei Simpson. Ecco. Vedete? Muffin. Cannucce. Piccolo $2,60, medio $2,80, large $3, super $3,60, un microonde, le ciambelle, non potevano mancare ragazzi, 4 pacchi $8,95, 12 ciambelle, scusate, 4 ciambelle $8,95, 12, $16,95, e qua stanno tutti i prezzi, costano tutte $3, o quella che costa di meno costa $2,50, zucchero, e qui c'è la possibilità di farsi il caffè da soli, vedete? Ora sta pulendo, però c'è la possibilità di farsi il caffè da soli, $2 o $1. Poi cosa possiamo trovarci più? L'essenziale, ho già detto, cibo cinese, cibo orientale oppure roba americana, già pronta comunque che è velocissima da cucinare, popcorn da microonde, quando costano $2,20, $2,75, altro, questo che cos'è? Questo è per fare il purè. Poi, guardate quando vi dico lo sfruttamento del nome italiano, questa è la carbonara veloce, cioè carbonara, vedete sta scritto carbonara, $2,99, fatta dalla Kraft, io non sapevo che esistesse questa, una cosa del genere. Anche questo, fagioli scatolame, non lo so, tonno, tanti tipi di tonno con vari tipi di olio d'oliva, $2,69, $2,69, tutti $2,69. Maionese, mostarda. Il riso $3,99. La farina $3,99. Ragazzi, i prezzi sono questi, vi ho detto sono alti. Nutella, una mini confezione di Nutella, quando costa? $4,49, ripeto, il prezzo è alto perché allo stesso prezzo in un supermercato si può trovare qualcosa di più grande. Lavazza Torino, crema e gusto, questo non so, è importato? Sì, diciamo il prodotto... diciamo è prodotto in Italia però per il mercato australiano. Caffè Vittoria, tè e altra roba, comunque subito pronto, roba ripeto essenziale, i cornflakes, cereali,
4,99, però è scatola piccola, ripeto, a questo prezzo in un supermercato lo trovate a molto più grande, 100.000 volte più grande. Il latte 2,99, 3,99. E questo è. Questo è il convenience store. Poi ci troviamo altre cose, tipo, non so, la vendo nei cappelli, però non voglio dare troppo fastidio. Altra roba qui, che sono qua? Queste sono le frutta secca comunque. 5,20, 5,20, 4,20, i prezzi sono alti. Pacco di ciambelle già pronte, 7,95, 8,95. Bene ragazzi, ora ci facciamo un bello slurpee. Io ho scelto questo qui, metto questo qua, io scelgo il gusto giamaicano, premetto che è la prima volta che lo faccio, scelgo il giusto gusto giamaicano perché ha pochissimo zucchero, quindi voglio assaggiare. Premo. Ok, prendo la cannuccia, anzi prima prendo questo. Bene, il nostro slurpee è pronto. Prendo la cannuccia ed eccolo qui. Ed eccolo qui, pronto. Bene, il nostro slurpee è pronto. Buonissimo, il gusto giamaicano è buonissimo.